Se uno la mattina si sveglia e vuole vedere un programma Rai, ce ne sono tanti. Ma perché farlo? Che succede è questo, ad esempio, si paralizza l'intestino e quindi non si riesce ad andare di corpo. Argomenti allegri. Certo, sì. E allora pompe, pompini, pompine, pompette, non servono. Cosa hai detto? Vado dal professor Malvezzi. Forse aria nella pancia, ma comunque. Lui un po' ha capito che c'è qualcosa di strano. Lui secondo me era in difficoltà. Una poesia. Robert Frost. Sentiamo. E la legge due lei. Strade sì. Divergevano in un bosco sì. D'autunno. Bravissima, bravissima. E dispiaciuto di non sì. Poterle percorrere entrambe, sì. Fissandone una, sì. Affanculo. No, perché no. Ha saltato una riga così. No. Vabbè. E l'ha mandato in onda così, Bene, no? Cioè, meno male che l'ha registrato. Delle attenzione perché c'è la nostra amica. Ecco, ma sempre con fiori dei Rai. La connettività del nostro organismo. E dobbiamo stare molto sì, attenti. Certo. A dire quella parola là. Rimedi, ma volevo chiedere, proprio andare fuori tema. Che cioè, pensa di questa collana? Le piace? Cosa c'entra? Con non so quale sia il legame, è bellissima. Cioè, pur di non dire pompe, pompette, eccetera. Facciamo tante cose belle, tante cose interessanti. Ma ci sono anche dei momenti di sincera commozione. Cioè? Allora stamattina io avevo questa tuta completamente nera. Bellissima. E chi se ne frega, direi. Costumista Luca Riccioli, dico, sai, mi ma la gente è a casa che vuole segnarsi per il gonfiore. Solo che non li avevamo. Non aveva una collana. Cosa ha fatto? Ha preso dalla tasca una collana sì. Che lui porta sempre con sé della mamma, della signora Adelaide. E con le lacrime. E sti cazzi non ce lo vogliamo aggiungere. Quando noi abbiamo le castagne e le vogliamo mettere sul forno, sulla piastra. Ma che entusiasmo l'altro? È anche un po', anche un po' pericoloso. Guarda un po' qua Giordano. Come rompere le castagne. Che bello questo. Cosa mi hanno realizzato, hanno portato. Cosa gli ha portato? Semplice, fai così. Sì, sì ecco, molto semplice. Si è frantumato. È durato mille pezzi. L'ultima cosa che però voglio raccomandarmi. Ah, eliminare il calcare. C'è lei, attenzione. Andiamo a mescolare insieme questi prodotti. Aiutami, vai. Fallo fare vai, a me, dai. Lei è bravissima, dai. No, al contrario. No, ha sbagliato, ecco. Ha agitato la bottiglia però così. Vabbè. Cosa le ricorda questa immagine, tra l'altro? Ma... Io sono completamente bagnata. Basta con questi doppi sensi. Un evento molto importante a Napoli con la partecipazione del Santo Padre, il nostro adorato Papa Francesco. Sì? La Rai segue questo evento in diretta, quindi dobbiamo dare subito la linea al TG5. Ma come TG5? Era la Rai, vabbè. Buongiorno, alle 14.07 parte ore 14. Ringraziamento ai telespettatori di Rai 2. Intanto ci scrivete, ma è possibile che non riusciate mai a partire in orario? La risposta è evidentemente no. Avvelenato era! Che risposta poi, miseria.